A 10 anni dal sisma, la scuola abruzzese ha raccontato gli sforzi fatti dalla sua comunità e i risultati di un modello didattico attuato in contesti di emergenza. È stato il ministro dell'istruzione e della ricerca Marco Bussetti a prendere parte al convegno organizzato all'emiciclo dall'ufficio scolastico regionale. La scuola ha avuto un ruolo chiave nel post-sisma, anche a trattenere tante famiglie che hanno scelto di rimanere all'Aquila, a scuola, seppur con difficoltà. Ha saputo reagire alla caratteristica che distingue questo territorio e dare un esempio vero di cosa significa essere scuola. Essere scuola, ragazzi, significa tante cose, ma soprattutto quando si verificano certi fatti nella vita, dimostrare che non siamo solo un'amministrazione, che non guardiamo solo norme, leggi, regolamenti, atti, ma che dietro queste norme, leggi, atti e regolamenti ci sono delle persone che hanno sentimenti, cuore e una forza d'animo in grado di dare delle risposte immediate. Il servizio scolastico è stato infatti prontamente riorganizzato 10 anni fa e seppur dopo 10 anni gli alunni siano ancora nei moduli provvisori, il modello ha funzionato e i ragazzi sono riusciti in quell'anno a terminare l'anno scolastico, ad iniziare quello successivo. Occasione per ricordare ciò che ha fatto la scuola aquilana, ma si è avviato anche un discorso sulla necessità di formare i docenti per operare in contesti di emergenza come quello aquilano. Emozionanti le testimonianze dei bambini presenti con il loro albero della rinascita, sul quale hanno affisso pensieri e considerazioni. Sono Simone, un alunno della scuola primaria di Amici. I miei compagni ed io vi ringraziamo per averci donato l'albero della memoria e per aver affidato a noi bambini il compito di conservarlo. L'albero, un po' malconcio ma speciale, sarà custodito con grande onore ed orgoglio nella nostra scuola. Lo proteggeremo e lo terremo al sicuro per mantenere vivo il ricordo di tutti gli studenti e le studentesse vittime del terremoto del 6 aprile 2009.